nome di questo fenomeno è tettonica placche, che sembra una brutta parola, ma invece è... no, perché è scientifico. Perché infatti queste placche scivolano tra di loro perché sono molto scivolose e... Molinari, la vedo un po' in difficoltà. È l'emozione, Presidente. Posso fare una domanda io? Certo. Passiamo ad italiano, Molinari. Vorrei che ci parlassi di un grande poeta immortale che quest'anno abbiamo studiato con particolare attenzione. Vale a dire... Giosuè Carducci. Sì. Giosuè Carducci nasce a Val di Castello nel 1835, in provincia di Lucca, e muore a Bologna nel 1907 all'età di 72 anni, un anno dopo aver vinto meritatamente il premio Nobel. Come lei ben sa, fu poeta e critico letterario. Dopo una giovinezza repubblicana si avvicina alla monarchia e diventa il vate ufficiale della nazione. L'attività critica concilia inquadramento storico... Se c'era una cosa che avevo imparato in 5 anni di liceo, era che non bisogna mai fidarsi di un professore. E così avevo ripassato tutti i poeti italiani. Tutti. Tranne Leopardi.